Cerchetto d'Oro con il fiume, città molto piccola, ha una densità di popolazione sesta in Italia, e ogni giorno arrivano 120.000 persone che la vivono di giorno, la vivono di sera e la vivono di notte. Se non capiremo questo, il problema dell'inquinamento a Pescara non lo risolveremo mai. Ci tengo a dire questa cosa perché è una cosa che mi appassiona. Tornando a quello che dice Donato Renzetti, io penso che prima di tutto ci vuole un cambio di mentalità totale degli istituti di credito e delle fondazioni, che devono essere vicini al proprio territorio. E penso che sia stato un errore grave quello di aver perso una banca locale. Ok, allora adesso siamo veramente in chiusura. Io farei così: due minuti a testa, così come state seduti. Ciascuno di voi, visto che nessuno è candidato, è candidabile, tutti siete candidabili, tutto sommato, ognuno di voi dica. Torino, mi devi perdonare, ma sennò qua. Non c'è problema. Perdonami. Ognuno dia la sua idea, così come state seduti. Due minuti per uno, la sua idea per giustamente ho ricevuto un suggerimento prezioso. Quindi ciascuno risponde a questa domanda: cosa deve fare Pescara per risalire in classifica, diciamo, la nostra classifica, nel senso, perché tutti noi si stia meglio, si abbiano prospettive, si viva meglio sul piano personale, collettivo, sociale, politico, economico, la somma di tutto quello che pensate praticamente, così come state seduti. Mille cose, ma soltanto una, sicuramente quella di migliorare il modo in cui viene vissuta la città, quindi creare un circuito di piste ciclabili, mezzi di trasporto, facendo sì gradualmente si possa iniziare a disincentivare il mezzo privato a vivere la città in un modo diverso, più sostenibile, con maggior benessere e salute per tutti, in modo anche più piacevole, e poi creare subito un bando che metta gli 82 spazi sfitti della città destinati a 70 associazioni che possono rendere ognuno di questi spazi dei poli, dei momenti di illuminazione creativa e culturale della città, e questa cosa veicolata e promossa anche fuori dalle mura cittadine potrà essere una appeal per la città a visitarla, oltre che fonte di crescita personale e anche ricchezza per la città. Io coerentemente con quello che ho detto prima renderei questa città il più avvicinabile possibile, penserei a un grandissimo ponte da realizzare a Pescara, il grande ponte di Pescara, e la metropolitana di superficie che va da Scafa a Pescara e da Pescara a Ortona. Io penso che quello sia il più grande ponte di Pescara assolutamente da realizzare. Assieme a questo sceglierei una giunta e un sindaco di persone coraggiose che sappiano cambiare la mentalità del cittadino pescarese. Oltre al sindaco coraggioso e alla giunta coraggiosa, io farei ciò che invece altri hanno già fatto, perché a volte se pensiamo al Giappone, che da niente copiando è una superpotenza, noi copiamo quando possiamo. E io penso che la testimonianza che ho detto prima a Pescara di Pascal Maragall, che ha rappresentato la sua idea di città, quella di Barcellona, noi la possiamo fare tranquillamente a Pescara, costruendo la nuova Pescara, abbattendo ciò che di vecchio c'è e ricostruendo con le cose che diceva anche Ricci, con i vantaggi oggi delle nuove tecnologie, una città nuova e moderna, quindi per dare a Pescara una città policentrica, punto. E questo lo si fa anche per dare forza, perché io lo condivido per davvero, forza alle parole che diceva prima Pippo Tavani, lo si deve fare con la massima trasparenza, e soprattutto quando si parla di aree periferiche della città da abbattere e da ricostruire, lo si deve fare nell'aula consigliare, che è il luogo, è la sala dei cittadini, come la sala di casa, uguale, è la sala della casa, lei c'ha la sua casa, io ho la mia casa e ognuno ha la sala nella propria casa, è la casa dei cittadini la sala consigliare, lì dentro alla luce del sole, e vinca il migliore, solo così cambieremo le sorti di Pescara. Alle cose che ho detto prima ovviamente non ripeto, ne aggiungo un'ultima che riguarda la capacità di sfruttare al meglio le cose che abbiamo. Pescara è una città particolarissima per una ragione che poche altre città hanno, che è quella di una spiaggia lunghissima sulla quale la città si affaccia. Noi l'abbiamo abbastanza deturpata, la utilizziamo poco, siamo riusciti a far diventare per noi insostituibile un nastro di asfalto tra i palazzi
e guardiamo invece poco alla grande ricchezza che è data dalla spiaggia e dal lungomare. Io comincerei col dire che ci sono delle cose che vanno sottratte alla politica e anche alla funzione pubblica. Una di queste è il lungomare. C'è stato un dibattito nel corso di questi ultimi anni che ha riguardato i beni comuni, che più o meno diceva questo. Ci sono delle cose delle quali si deve occupare la politica e la funzione pubblica perché attengono alla responsabilità, al dovere di decidere e di dare delle risposte. Ci sono però delle cose che devono essere sottratte dalla funzione pubblica, che non devono riguardare un sindaco, un'amministrazione, un governo, un presidente del consiglio, perché sono cose di tutti, della comunità. È una distinzione tra la pubblicità, cioè che pubblico, ciò su cui la funzione pubblica può decidere, e ciò che invece è di tutti, su cui neanche la funzione pubblica dovrebbe decidere. Io per esempio farei un elenco delle bellezze per noi irrinunciabili, a partire dalla spiaggia e dal lungomare, le sottrarrei al Parco d'Avalos, le sottrarrei a qualunque decisione di qualunque giunta e di qualunque amministrazione, e penserei al metodo di maggior garanzia che ci possa essere per tutelarle, che è quello per esempio di pensare ad un comitato di garanti fatto non da ottimati ma per sorteggio, perché qualunque cittadino che abbia la terza elementare, che sia laureato, che sia operaio o che sia un professore universitario, ha lo stesso amore per la sua città, e chiunque di questo cittadino può essere una garanzia per tutti, perché ciò che per noi è irrinunciabile è il miglior dono che noi possiamo dare alle generazioni che ci seguiranno, e dovremmo evitare di sciuparlo per quanto è possibile. Sì. Ma io vorrei insomma ritornare un po' con i piedi per terra, anche in considerazione della grande esperienza, la lunga esperienza in Consiglio Comunale, e quindi nell'occuparmi dei problemi della città. Io direi che prima di tutto dobbiamo creare le condizioni affinché tutte le cose che abbiamo detto, e anche alcuni voli pindarici, possano poi verificarsi, e cioè creare quelle condizioni di base per cui si possano fare una serie di interventi, anche uno sviluppo complessivo anche da un punto di vista economico, cioè la cura e la manutenzione della città. Ragazzi, noi qui vedo tanta gente che consente, nel senso che questa città è stata totalmente abbandonata rispetto alla cura, alla manutenzione. Ci sono 35 piccoli e medi parchi, per arrivare poi alla Pineta d'Annunziata, totalmente abbandonati, non più curati. E allora qualsiasi idea e ipotesi di sviluppo non può che partire da una condizione di cura, di ordine, e non di degrado come quella che purtroppo si è verificata a Pescara. E su questa base io direi che è possibile poi rimettere mano al turismo. Io ho fatto 5 anni l'assessore al turismo, e per questo c'è bisogno necessariamente, il punto fondamentale è far arrivare gente a Pescara. E allora c'è bisogno di creare eventi, di creare occasioni anche unici in questa città, e su questo direi che ci vogliono anche infrastrutture. Di tutta la vicenda del teatro stiamo discutendo in questi giorni anche in Consiglio Comunale con uno strumento che stanno portando, che non condividiamo. Io da sempre ho lanciato l'idea di un grande pala eventi a Pescara, un pala sport, un pala rock, chiamatelo come vi pare, capace di produrre eventi 365 giorni all'anno, perché questa città, per la sua posizione geografica, per la sua dinamicità, per le sue caratteristiche, si presta. Quando facevo l'assessore al turismo ricevevo richieste dalla RAI nazionale, da tanti altri enti, per fare dei grandissimi eventi a Pescara, e questo non poteva essere perché non avevamo una struttura adeguata. Noi abbiamo una specie di palazzetto di 1200 posti, una cosa ridicola. Quindi questo sì che è un elemento capace di innescare un meccanismo di crescita economica, e quindi questo si lega evidentemente a tutto l'altro aspetto fondamentale dell'economia pescarese, che è quella del commercio. Io direi, prima qualcuno diceva abbassare gli affitti, l'amministrazione comunale insomma può fare delle iniziative, ma non certo può superare al costo dei negozi, però è anche vero che ci sono 600-700 negozi solamente nella parte centrale assolutamente sfitti,
e quindi rispetto a un negozio completamente estinto, evidentemente la proprietà potrebbe anche abbassare. Giorgio Lavriva, un coraggioso, requisito praticamente gli appartamenti, quelli. Ecco, questo non so se possiamo requisire, però voglio dire, il ragionamento mio è questo, di ridare rilancio anche poi a quell'altro grande settore, come si diceva prima Gianni, i settori, il commercio, poi l'altro settore portante di questa città evidentemente è l'edilizia, lo dicevamo prima. Ma è possibile che per rilasciare una organizzazione, e questo io credo, con tutti coloro i quali avranno ruoli di responsabilità, dovranno combattere. Ma mi sembra possibile che per avere una autorizzazione a costruire, avere una licenza, avere un permesso, in questa città bisogna ancora aspettare un anno. Il mio messaggio è che entro 30 giorni bisogna rilasciare le autorizzazioni, perché Antonello sicuramente che è del settore sa benissimo che aspettare un anno significa che si modifica completamente tutto rispetto a un'iniziativa che qualcuno voleva intraprendere, perché probabilmente cambiano le condizioni. Ma mi sembra possibile, e allora questo è possibile farlo. Ma come dicevo all'inizio di questa serata, ci vuole coraggio nell'assumersi le responsabilità e nel prendere decisioni, e non è solo nel campo di Visco, evidentemente anche in altri settori. Concludo dicendo che io credo che ci voglia un grande progetto culturale, non più girato indietro, guardare D'Annunzio, per carità, grande personaggio pescarese, guardando D'Annunzio come ha fatto questa amministrazione. Ma Pescara è la più grande, Pescara c'ha una grande caratteristica, c'ha un fermento culturale, c'ha una capacità creativa che non so se siete a conoscenza, che fa invidia a livello nazionale, e tutto questo è mortificato, Giovanni lo sa, è mortificato da questa amministrazione. Mi fermo qui. Magari poi, mannaggia, mi dispiace, perché vedo Ivano Villani che è un immenso creativo, veramente. Forse avrebbe potuto dirci qualche cosa anche su come veicolare l'idea, però vabbè. In corso d'opera ce lo dirà. Sì, vabbè, questo dopo c'è il segretario, dice un'ultima cosa. Io lo fa il creativo sulle banche, però. La prima domanda fatta, più creativi sono stati risposti. Creativi sulle banche è stata la banca. C'è un signore che mi fa una domanda su una banca. Io ho visto degli slalom, ho visto. Ma Ivano, che ti aspetti? Perdonami. Anche perché le banche sono anche qui, no, anche lui, anche qui ci vuole il coraggio da pescare, è molto globale, è molto globale, ricordo oggi in poi io sono il creativo delle banche. Va bene, dai.